41esima edizione e come la 40esima edizione della Pistola a Betone, stesso finale. Protagonista un grande Matteo Lucchese. L'abbiamo visto ai vari passaggi, alle piastre, poi a San Marcello in compagnia di Carmine Buccilli e poi evidentemente ha lasciato la compagnia. Allora Matteo, parlaci un po' della tua gara, un po' la tua tattica di questa gara che ti ha portato a confermare la vittoria già ottenuta lo scorso anno. Beh, è stata simile all'anno scorso fino a un certo punto. Buccilli, che è un maratonista internazionale, è partito fortissimo, aveva un passo già molto forte, anche stolto in pianura mi sono attrezzato a tenerlo. Poi dopo la prima parte di piastre, che è quella un po' più corribile, vedevo che aveva un passo che io ho dovuto rallentare un pochino perché pensavo, cavolo, qui stiamo andando un po' fuori giri. Poi dopo la salita, quando pende un po', visto che lui l'ha rallentato, io sono proprio davanti e ho fatto un po' il ritmo fino alle piastre. Dopo lui, che è più veloce, in discesa, non ho malato molto quest'anno, ma teneva abbastanza il ritmo alto, io lo lasciavo sempre andare un pochino perché non m'azzardo certi ritmi, quando io salgo sono 3.30, 3.25 in dei punti basta. E poi in fondo eravamo insieme, dopo lui la prima parte della Betone aveva qualche metro perché doveva correre e spingeva, poi quando la strada ha cominciato a impennarsi un po' di più sono passato io, ho visto leggermente più in crisi e quest'anno l'ho gestito anche meglio perché l'anno scorso ho spinto un po' la parte iniziale, avevo un po' i campi, quest'anno invece è stata bella fino alla fine. Quindi una gestione, perché chiaramente bisognava capire un po' anche quello che erano le armi dell'avversario, da buon maratoneta, insomma non era il caso di allontanarlo. Abbiamo visto un grande arrivo e ti sei congratulato con tutta la platea che chiaramente ti ha applaudito, insomma, per il tuo grande arrivo. Poi c'erano tanti amici, tra l'altro siamo suonati di sotto, è palese, io sto con Lucchese. A quanto devi, diciamo, anche tutto questo supporto, insomma, questi amici che ti seguono in ogni dove ormai? Beh, sono la mia famiglia, mio moroso, mia sorella, mio babbo, mia mamma e i suoceri. E veramente che senza di loro, cioè la mia moglie soprattutto che supporta questo sport qui, perché alla fine è bellissimo ma ci vuole tempo ad allenarsi, quindi devo tantissimo alla sua pazienza, a tutto il loro sostegno e all'affetto che mi dimostrano le gare, dai, quindi va bene così. Ok, ringraziamo Matteo Lucchese, vincitore per 2 anni consecutivi della Pistoia Betone, grazie. Siamo in compagnia di Simona Staico, vincitrice della scorsa edizione, quest'anno si è ripetuta. Allora, com'è andata la tua gara? Ti abbiamo visto in testa, si può dire, dall'inizio alla fine. Sì, io sono molto contenta con questa gara, ma oggi è stato molto caldo, ma la gara è bella e io sono felice con questo risultato. Molta felicità, però insomma un appuntamento importante, tra poco ci saranno le Olimpiadi e tu sarai a Rio. Vogliamo questa gara perché per me è una buona gara avanti le Olimpiadi, è la ultima grande gara avanti le Olimpiadi. Adesso io voglio fare solo qualità avanti le Olimpiadi. Quindi ultimo appuntamento per poi ora staccare con le gare e trovarsi pronta, perché no, proprio per le Olimpiadi. Dopo questa gara io faccio una settimana facile, come si dice, e dopo anche due settimane plus una settimana e anche 2 settimane plus una settimana e in agosto, 14 d'agosto è l'Olimpiade. E ci vedremo sicuramente, ti seguiremo in televisione. Grazie a te Simona per essere fermata qui alle telecamere di Runners. Ok, grazie molto. Il primo uomo e la prima donna per introdurre i vincitori della Pistoia Betone, la 41esima edizione che si è svolta lo scorso 26 di giugno. Ormai una classica, ormai una gran fondo, come dire, senza bisogno di presentazioni. La buonasera a tutti voi con questa nuova puntata di Runners di giovedì 7 luglio per parlare di Pistoia Betone e poi anche, non andate via perché vi abbiamo introdotto la scorsa settimana di un nuovo programma che andremo a inserire, un nuovo evento dedicato in particolar modo alle donne. Questo lo inseriremo dopo aver parlato un po' della Pistoia Betone. Andiamo invece con le immagini realizzate da Claudio Chiaramonti per parlare, introdurre proprio questa importante manifestazione che ormai dalla piana pistoiese, dal centro, da Piazza del Duomo di Pistoia, dove siamo adesso, arriva fino ai 1400 e passa metri di Abetone, con 50 km esatti da percorrere.
Guido Amerini, anche la 41esima edizione, 40 anni perciò di Pistoia Betone, è passata, siamo già a lavorare per l'edizione numero 42 come ormai tradizione vuole, però prendiamoci un attimo di rilassamento, guardiamo le immagini e commentiamole insieme. Com'è andata la tua Pistoia Betone? Ma direi splendidamente, anche quest'anno il risultato non può essere che messo un 10 e lode nell'organizzazione generale della manifestazione, non detto da noi ma detto da chi l'ha fatta sul campo. Noi abbiamo cercato di metterci il migliore impegno possibile per far sì che tutta la macchina potesse girare oliata nel modo migliore possibile, partendo da Pistoia alle 7.30 e arrivare su alle piramidi della Betone, dove ci aspettava una bellissima giornata un po' ventosa, che ci ha creato qualche problema nell'arco dell'arrivo, però sostanzialmente pensiamo che sia anche questa un'edizione, non ha portato al record, ma è la seconda edizione con maggior numero di presenti, 1.800, e siamo soddisfatti di tutto la macchina operativa. Beh, 1.800 persone credo, Guido, non siano poche per questa Pistoia Betone iniziata non la domenica come vediamo le immagini, ma il venerdì con l'Expo che si svolge come tradizione vuole alla cattedrale. Bruno, un Expo che anche quest'anno ha avuto eventi collaterali, ha avuto un successo, lo possiamo dire, dove gli atleti per il ritiro del pettorale si presentavano da quelle parti, il convegno e tante altre iniziative collaterali. Certo, c'è stato tante persone sono venute, sono state molto contente perché comunque l'Expo non è solo il ritiro del pettorale, ma viene organizzato anche vari bancarelle dove comunque sportive, come il convegno che hai appena citato, dove tante persone erano molto interessate. E da lì è iniziato l'incontro con questi atleti fantastici che fanno una grande competizione, e per noi, perlomeno per me, è una grandissima emozione e un onore poterli servire. Sicché ho passato questi 3 giorni a partire dalla preparazione pacchi alla consegna e poi su alla Betone, li ho visti per tutti i 3 giorni. Questi intanto sono gli atleti che stanno sfilando in questo momento proprio in zona partenza con un'immagine, questa è un'immagine a 180 gradi ripresa con una speciale telecamera che stiamo rivivendo in questo momento e che ci porta proprio sul tracciato. Eccolo qua, intanto Carmine Buccilli al comando della Pistoia Betone. Un percorso lungo 50 km, un percorso da segnare, un percorso da rivedere, e Giorgio ne sa qualcosa di questo percorso. Sì, effettivamente ho dovuto segnare con bomboletta con il mio collega Nicola la strada da Pistoia chilometro dopo chilometro fino alla Betone. Successivamente l'abbiamo frecciata da Ponte Petri fino a Ponte Sestaione e sostanzialmente poi abbiamo messo i cartelli anche delle prediviazioni del traffico per avvertire la gente che non poteva appunto trafficare sulle piastre la mattina stessa. È stato un impegno per me e per l'auto, perché a un certo punto stava brontolando, però insomma effettivamente sono cose importanti che ci portano ad essere orgogliosi di questa bellissima manifestazione che passato gli oltre confini dell'Italia, insomma, ormai ha una risonanza abbastanza internazionale molto importante. Giorgio, lo possiamo dire, l'auto brontolava per quale motivo? Perché naturalmente il percorso non si può segnare in mezz'ora o in un'ora e le temperature del giorno non erano poi così fresche. Sì, erano abbastanza alte, se per quello, sì. E quindi fermarsi ogni chilometro e ripartire, insomma, chiaramente, insomma, anche l'auto ha fatto la sua parte. Ebbene, questo intanto gli atleti che stanno andando, stanno salendo la prima parte del percorso. Guido, siamo in zona appena entrati Calcaiola, su Ponte Bianca, Calcaiola, entrati sulla prima, diciamo sulla prima salita che troviamo, Ponte Calcaiola, e arriviamo verso piazza, verso... Sì, dove troviamo il secondo ristoro gestito dai nostri amici del Circolo Arci di Piazza, che tutti gli anni lo addobbano anche in modo un po' particolare,
incitando i concorrenti a, a svolgere la loro fatica nel modo migliore possibile, trovando un calore umano che forse da tutte altre, tante altre parti non riescono a trovare. Salutiamo Placido che è passato in questo momento, uno degli atleti che portano i colori delle società pistoiesi, come vediamo adesso ancora altri. Silvia, a proposito di pistoiesi, ne erano presenti, tu cosa ci racconti degli atleti di casa? Gli atleti di casa, come al solito, sono stati molto numerosi, e appunto della nostra società e anche delle società che poi ci aiutano in tutti i ristori. Per questo volevo intanto ringraziare tutti i 400 circa volontari che ci aiutano in tutti i 18 ristori che noi abbiamo lungo il percorso. Sono molto importanti perché fanno da cartolina, da invito ai podisti che vengono a fare questa manifestazione e si trovano come a casa, perché vengono accolti in questi ristori amichevolmente, con tanta frutta, tante cose che mettiamo a disposizione degli atleti per fare questo percorso così lungo. E quest'anno, siccome abbiamo avuto uno sponsor che ci ha voluto aiutare in questa gara, abbiamo messo a disposizione 16 buoni pasto che ci ha dato il nostro, questo sponsor che si chiama Come a Casa, e l'abbiamo messo come premio per i partecipanti dei due traguardi, del traguardo della Pistoia Betone e del traguardo di San Marcello. Siamo due traguardi competitivi, Silvia, sì, avete messo. Sì, praticamente in questi due traguardi abbiamo messo 4 buoni pasto per gli atleti uomini e 4 buoni pasto per le donne, per la Betone, e 4 per San Marcello, sia per uomini che per donne. Quindi i primi 4 pistoiesi uomini, le prime 4 pistoiesi donne dei traguardi di San Marcello e di Abetone avranno il loro buono pasto per lo sponsor che hai appena citato. Sì. E questo è molto importante, perché Silvia, come sono andati i pistoiesi in queste due? Sono andati molto bene. Qui ho i nomi dei 4 e 4 per ogni percorso, li posso citare per cognome. Vai, rapidamente, dai. Allora, i primi 4 della pistola della Betone, c'è Giachi, Cardia, Bianchini e Conte Antonio, mentre per le donne abbiamo Andreotti Francesca, Cambichetti, Pierattini Veronica e Mucci Elena. E questi sono i traguardi di Abetone. Sì. Poi invece di San Marcello abbiamo Farnararo Massimo, Cecchi Samuele, Bigarri Diego e Innocenti Matteo, mentre per le donne abbiamo Perfetti Chiara, Dami Tiziana, Migliori Laura e Pignanelli Paola. E questi sono gli atleti che hanno avuto avranno a disposizione questo buono pasto di questo nostro amico sponsor. Eccoci qua, invece Guido, siamo alle piastre in questo momento, siamo alle piastre, questo arrivo non competitivo, lo sappiamo che non ti godi mai, non vedi mai, perché io, te sei già alla Betone dalla sera precedente. Sì, io dagli ultimi 3 o 4 anni seguo l'arrivo della Betone, ci siamo un po' divisi all'interno del comitato e a me tocca diciamo la parte finale, che il sabato sera, dopo aver smontato tutto quello alla cattedrale, dove quest'anno oltretutto fra le altre cose si è visto la presenza del Pistoia Blues con 20 gruppi musicali che hanno fatto la finale e il migliore di loro andrà a suonare all'apertura del blues e mi vede alla Betone, e per questo non riesco, diciamo, a godermi come ho fatto tante volte la manifestazione nel suo pieno. Poi parole dell'arrivo delle piastre non competitivo, che anche quest'anno ha visto circa 80 persone fra le staffette che hanno partecipato e i singoli non competitivi, l'arrivo di San Marcello, e poi mi godo l'arrivo finale. L'arrivo della Betone te lo prendi tutto, me lo prendo. Dall'inizio alla fine. Dal sole iniziale al sole finale. E allora, qui intanto qualcuno farà piacere rivedere i passaggi al 14° chilometro, che poi qualcuno si involerà. I pettorali rossi, vedete, sono quelli diretti nella zona di Abetone, i pettorali neri
saranno quelli di San Marcello, e Petrolli Verdi sono i non competitivi che si fermeranno poi alle piastre, quindi sono così suddivisi. Poi avevamo, Guido, i Petrolli Viola, che erano quelli del Fit Walking, che quest'anno partenza San Marcello a Betone, quindi 20 quest'anno km. Abbiamo dovuto ammettere che è stato un grande successo, perché dalle 80 dell'anno scorso sono arrivati a circa 140 di questa edizione, e questo ci ha rafforzato ancora di più a pensare che questo potrebbe essere un ulteriore sviluppo per la manifestazione. Beh, infatti arrivano poi alla Betone, che è l'arrivo finale. Devo dire che ho sentito alla partenza, erano veramente un bellissimo gruppo di fit walker in questo caso, che erano anche un po' impazienti tra l'altro, perché volevano partire. Casomai proviamo il prossimo anno a farli partire qualche minuto prima, perché erano alle 9, cominciava a essere caldo, e allora così facciamo gli appelli in TV direttamente, che poi lo faccio io. La nostra paura è anticipare tanto la partenza, tipo non so, all'8:30 come qualcuno ha proposto, e poi arrivare alla Betone prima dei primi della gara competitiva, che ci creerebbe un problema. Non tanto nel fatto che diciamo, chi sta a vedere la manifestazione non capisce più nulla, ma anche nel fatto che noi dell'organizzazione riuscire a mettere insieme e a impostare tutto quello che c'è da fare per l'arrivo, che le tende, transenne e tutto il resto, si riduce ancora di più il tempo a nostra disposizione, la paura, e poi non riuscire a essere pronti per ricevere poi i concorrenti che stanno. Diciamo, potrebbe essere un problema logistico, sì. Diciamoci la verità. E allora, siamo lungo le ghiacciaie del Reno, in questo momento uno dei posti più freschi, scendendo dalle piastre, andando verso la zona di Campo Tizzoro e poi via via Maresca, Gavinana, per scendere a San Marcello al 30° chilometro. Sentiamo anche Riccardo. Riccardo, cosa ci racconti la tua Pistoia Betone? Intanto so che hai avuto un compito ingrato di accompagnare Piero Giacomelli a fare le foto tutto sul lungo il percorso, che non è una cosa facile, no, e quindi assolutamente come l'hai trattato l'amico Piero, che salutiamo, ricordiamo la Onlus Regala il mio sorriso come fotografi ufficiali presenti nella Pistoia Betone. E come l'ho trattato? L'ho trattato come l'altro anno. Gli ho fatto il solito servizio. Solito servizio, qualche curva un qualche po'. Qualche curva un po', tu lo sai, siamo fermati lì alle piastre, lì a Ponte Calcaiola, si è fatto passo a quasi tutti, e poi piano piano ci siamo riavviati piano piano in mezzo a podisti. Una delle cose tremende, Riccardo, è veramente, ci vuole una grande attenzione, bisogna essere bravi automobilisti, risalire il gruppo. Il gruppo in mezzo, che loro sono tutti nel mezzo, tu lo sai, non è che si non spostino. Con la moto, con l'auto. Con l'auto, ma era aperta, eccoci. E Piero dietro, a testa indietro, con la macchinetta che scattava. E così ormai è tradizione. È tradizione, ora si guarda se un altro anno si studia che cos'altro di più carino. vediamo un po', mentre Riccardo ci volevi raccontare anche del mondo Avis, la manifestazione per i vari traguardi era valida per campionato? Nazionale di Gran Fondo Donatori Avis 2016. Traguardo della Betona a 50 km. Mentre il traguardo di San Marcello, se non mi sbaglio, era campionato toscano. Sì. E quindi entrambi, due gare, due campionati. Sì. I primi tre della Betone sono Velatta Stefano, Tornati Francesco e De Avi Paolo per i maschi. E i femminili sono Carbone Katia Antonella, Trabattoni Amalia e Gelmini Mirella, sempre per i donatori Avis. Bene, questi sono, abbiamo anche le classifiche della parte donatori Avis. Vi ricordo, donare il sangue è sempre un gesto nobile, quindi invitiamo anche soprattutto i podisti, soprattutto gli sportivi, ancora di più, perché lo diciamo come sempre insieme agli amici dell'Avis in questo caso, ma anche insieme a tutte le altre compagnie. Volevo presentare qui accanto a noi rapidamente Patrizia e Elisa, un saluto rapido, loro sono state volontarie della Pistoia Betone. Passiamogli il microfono, chi parte? Patrizia, un saluto rapido, perché hai detto che non volevi parlare, no. Quindi io cerco di accontentare, però visto che siamo qui facciamolo questo saluto. Buonasera a tutti. Cosa hai fatto, Patrizia? Io ho fatto inizialmente pettorali, le buste con tutti i pettorali e tutti i gadget che ci devono essere,
e poi sono andata su al traguardo di Avetone e ho aspettato tutti i podisti, dal primo all'ultimo. Dal primo all'ultimo, sì. E poi una domanda, a che ora sei andata via dall'Avetone? In totale sono state le 7 più o meno. Cominciavo a raffrescare, sì, da quelle, sì, parti. Sì. Elisa, una presentazione rapida anche per te, di cosa ti sei occupata? Buonasera, mi sono occupata della consegna dei premi. Consegna dei premi, anche consegna questo è un lavoro nobile. Sì. È bellissimo perché hai modo anche di vedere l'emozione di chi arriva stanco e felice del percorso che ha fatto, di aver raggiunto il suo obiettivo, quindi è un'emozione bellissima. Un'emozione bellissima, grazie, grazie Elisa. Intanto vediamo il bellissimo ristoro, vediamo anche Piero Giacomelli, l'abbiamo appena citato, lo salutiamo. Piero Giacomelli presente anche con tanto staff della Onlus Regalami un Sorriso, Anna Maria, Stefano e tante altre persone che hanno dato una mano a livello fotografico in questo caso. Intanto vediamo passare Lucchese Buccilli in prima posizione, mentre abbiamo visto l'arrivo a San Marcello, scusate, di Josef Alcoece, l'atleta targato Libertas Runners Livorno, che ha chiuso 1:55:15 davanti a Massimo Farnararo, che è tra l'altro anche il primo dei pistoiesi, Silvano Fedi, atleta di casa, e poi Fabio Fabbri dell'Atletica Signa è stato il terzo classificato. Naturalmente classifiche a vostra disposizione sul sito pistoiabetone.it, Guido, lo dico bene? Andiamo a vedere rapida.net, scusate, pistoiabetone.net, comunque cercate pistoiabetone sul motore di ricerca tranquillamente. Vediamo anche l'arrivo della parte femminile con Andrea Salaspalma, che ha vinto targato Orecchiella Garfagnana, e poi Katia Ghiardi del Monte Murlo è stata la seconda donna, Valeria Empoli la terza donna, l'atleta che, se non mi sbaglio, viene da Filottrarno, da Ancona, quindi l'atleta fuori regione, e questo ci fa molto piacere perché si vede anche la partecipazione in entrambe le gare, in entrambi gli eventi, 30 km e 50 km, anche di atleta fuori regione. Siamo invece con il primo della Pistoia Betone, il primo in diretto verso Betone, che è Matteo Lucchese, un uomo del trail, tra l'altro vincitore dello scorso anno, che fra questi 1800, un po' meno alla Betone, Guido, perché alla Betone erano 860 i partecipanti che sfidavano i 50 km, anche quest'anno ha trionfato. Quindi buona qualità, ottima qualità, un Buccilli che ha sofferto un pochino, eccolo qua, e qui è il punto proprio dove cominciava a soffrire maggiormente. Considerando che anche quest'anno rispetto agli 834 della passata edizione ne è arrivati 756 in cima alla Betone, c'è da mettere un risalto soprattutto questo aspetto, perché arrivare quasi 800 persone dei partecipanti che partono da Pistoia e arrivano alla Betone non è una cosa di poco conto. Un altro aspetto è che quest'anno sicuramente a livello sanitario, a livello di, c'è stato pochissimi interventi, e questo dimostra che anche le persone sono sicuramente più preparate e più predisposte alla manifestazione stessa. Una menzione particolare c'è da dirlo su Regalami un Sorriso e Piero Giacomelli. Nelle ultime due edizioni, grazie a lui e grazie ai podisti che acquistano le foto che lui e il suo staff fanno, si è messa a disposizione tre defibrillatori, uno è stato dato all'Istituto Pacini di Pistoia, uno all'Istituto Agrario di Pistoia e uno si dovrà donare a breve al Comune della Betone. E quest'anno sicuramente, visto i numeri, ci sta che uno sicuramente, ma anche diciamo almeno due, saranno gli altri acquistati per poter darla ad altrettante associazioni del nostro territorio, per far sì che la Pistoia Betone dimostra che non è solo un momento e un evento sportivo, ma è anche un evento sociale e culturale, e che permette di far, diciamo, di aiutare non soltanto chi corre, ma anche chi ha la passione per altre cose. Bruno, se hai qualche ringraziamento, qualcuno, certamente. Abbiamo un minutino di tempo per andare in pausa e poi riprenderemo sempre con gli arrivi. Sì, devo ringraziare tutte le società che ci hanno aiutato, nei ristori specialmente, perché io ero all'arrivo della Betone e tutti i podisti arrivati sono tornati indietro per ringraziare, per dire che abbiamo dei ristori che in Italia non vedono neanche nelle gare più organizzate al meglio. E sicché va ringraziato queste società che ci mettono sempre
Il cuore, devo il dire. Il cuore, io non l'ho mai visti perché sono sempre in cima alla Betone, ma è come se fossi lì, perché da come me lo raccontano deve essere una cosa veramente 50 chilometri sono 9 ristori lungo il percorso. Quasi ogni 5 chilometri, poco più. E poi il mega ristoro finale, dobbiamo dire, insieme a tutti gli ostacoli. E la spaghettata, non da sottovalutare, da parte dei Vigili del Fuoco. Del sabato sera e della domenica mattina alla Betone. Fantastica, veramente, molto apprezzata. Ho apprezzato anch'io, devo dire la verità, in questo frangente. Intanto ci avviciniamo verso l'arrivo di Abetone, manca veramente poco per Matteo Lucchese. Guido, dove siamo qui in questo... Tu che sei esperto del percorso. Sentiamo Giorgio, che lui l'ha segnato tutto. Dove siamo? È difficile poter dire dove siamo perché io avevo la testa bassa a segnare la strada. Ah, con la bomboletta. Sì, la bomboletta, sì, era un po' una cosa difficile. Comunque volevo menzionare un particolare che mi ha sempre colpito lì, Pistoia. La città, effettivamente, a parte la partenza di noi podisti e qualche autorità, ma non è che la città senta molto questa manifestazione, eppure è una manifestazione che porta lustro e importanza alla città stessa. Questo è un particolare che mi ha sempre colpito e ho l'occasione di poterlo dire. Ne parliamo fra un attimo, andiamo con un minuto di spot e poi ritorniamo insieme. Torniamo invece dall'Eco Maratona del Chianti, il nostro sport che avete visto alla Pistoia Betone, con altre immagini. Siamo sugli arrivi, indicativamente si vedono le piramidi, le famose piramidi di Abetone. Dicevi, Giorgio, i pistoiesi sono poco attenti alla Pistoia Betone? Diciamo che sostanzialmente la bellezza della montagna che ci accoglie con quel gran numero di gente, che anche quelli privati si mettono a fare il ristoro inventato per conto loro, la città non avverte questa bellissima manifestazione. Io ho visto altre città vedere gente pronti a vederti partire dalle finestre e quant'altro. Invece in questo caso noi non abbiamo questa bella soddisfazione che, insomma, ci farebbe piacere. Una Pistoia un po' addormentata, diciamo così. C'è anche chi ha contestato il troppo rumore, se è per quello. E vabbè, e questo una volta l'anno lo possiamo fare. Intanto guardate che bellezza, che cielo terzo, anche con un po' di vento, Guido, verso Abetone. Aspettiamo i traguardi. Mentre aspettiamo i traguardi, Silvia, cose importanti, eventi, sport collaterali, sì. Insieme abbiamo parlato prima con Bruno della parte espositiva e tante cose messe a disposizione dei podisti e non solo. E poi anche un traguardo importante, abbiamo parlato di quelli, diciamo, competitivi o comunque di attività motoria, ce n'è uno particolare che è il quarto traguardo. Cominciamo dall'Expo. Sì, ecco, nell'Expo abbiamo avuto degli altri eventi collaterali, dato che avevamo da venerdì aperto l'Expo con i ragazzi poi dei complessi che ci sono per i Blue Jean, abbiamo avuto però anche degli eventi collaterali sportivi. Oltre che di danza, cioè praticamente è venuta una scuola di ballo, abbiamo avuto anche l'onore di avere diversi sport, diverse attività sportive. Abbiamo avuto la scherma, la scherma, e poi abbiamo avuto gli arcieri che sono venuti di Pistoia a trovarci, a far vedere le varie attività che hanno, e poi le arti marziali che si sono svolte sempre lì dentro alla cattedrale. Ecco, si è avuto la rotazione di tutti questi sport e si sono fatti incontrare praticamente con gli atleti del podismo.
è stata una cosa bella perché gli atleti del podismo hanno visto anche altre attività sportive e è stato un evento abbastanza di incontro, ecco, di diverse modi di essere sport, ecco. E poi abbiamo avuto anche il convegno, che è stato interessante anche quest'anno perché ha parlato di come si deve affrontare una corsa come la Pistoia Betone e di quello che, con cui ci si deve alimentare e per portare un organismo al top, insomma, per questa corsa. E poi con il quarto traguardo, che io ho visto sempre personalmente andando su, praticamente noi aspettiamo la partenza degli atleti e poi con la macchina risaliamo tutto il percorso. Quest'anno con me c'era Patrizia, siamo risaliti su tutto con la macchina e abbiamo visto se i vari ristori erano tutti posizionati in condizioni ottimali. Quando siamo arrivati alle regine c'erano già tutti gli atleti praticamente dei disabili che erano tutti pronti per partire e è uno spettacolo bellissimo perché i ragazzi sono lì pronti per la partenza, sono tutti agitati, emozionati, vedo che hanno proprio negli occhi la voglia di partecipare. E la voglia di arrivare fino verso il traguardo, che quando arrivano lì sono veramente commoventi, ecco, perché sono contenti di arrivare, di partecipare anche loro nel loro modo, accompagnati da persone, insomma, delle strutture. Poi ci sono state anche delle partecipazioni da parte di persone degli enti locali, ecco, ci sono state anche persone dei vari comuni che hanno partecipato proprio per portare questi ragazzi a questo importante traguardo per loro, molto commovente. Importante traguardo, Silvia, anche per coloro che sono arrivati. Avete visto una gioia esultante di Matteo Lucchese per il secondo anno consecutivo davanti a Carmine Buccilli e davanti al keniano Samuel Sukuta, che hanno ottenuto il traguardo. E anche la prima donna che è arrivata tra l'altro nelle prime posizioni sia a livello della classifica assoluta, è Simona Staicu, che avete visto poco fa, e davanti a lei Maria Vrajc, che è un'atleta croata che ha vinto due volte la Pistoia Betone, Katia Antonella Carbone di Montemurlo. Katia Carbone è la terza donna che si è classificata, quindi toscana, e ci fa molto piacere che sia arrivata sul podio della Pistoia Betone. E allora, Guido, mentre ci godiamo tutti questi belli arrivi, altre, con Silvia abbiamo parlato delle attività collaterali del quarto traguardo. Siamo al quarto, il quinto, il fit walk, che poi ce n'è anche un sesto. Quanti traguardi avete? Ma nella manifestazione, la nostra manifestazione è composta da 6 arrivi più uno speciale che è le camminate trekking, che da 2 anni a questa parte, grazie allo SCIC Montagna Pistoiese e al SICI Adriano, siamo riusciti a mettere insieme. Anche quest'anno sono partecipate anche a questa speciale tappa circa 130 persone nei 3 giorni, soprattutto bambini. Nel trekking che parte da Porta Franca alla Betone ha visto circa 60 persone che sono partite a luna di notte per arrivare su alla Betone tutti insieme, accompagnate dalle guide del CAI di Pistoia, e che gli hanno fatto attraversare una nottata diversa e una mattinata diversa rispetto agli altri. Poi c'è il Pity Walk di chi tu si è parlato prima, che dal prossimo anno perderà la parola fit, diventerà solo walking, perché la Federazione Internazionale Specialista del Settore ha fatto un nuovo regolamento che il fit walk viene essere fatto solo su percorsi pianeggianti. Il nostro percorso è un po' atipico da questo punto di vista. È più nordiche che fit, diciamo. Diventerà. Sì. E a questo punto dalla prossima edizione si cambierà il nome, solo walking, e si cercherà di trovargli una edizione un po' diversa per quanto concerne questa specialità. L'altro aspetto importante di quest'anno è che le nazioni presenti alla manifestazione sono state 25, che sono il nuovo record di nazioni estere presenti alla nostra manifestazione, con la presenza di tutte le regioni italiane. Approfitto anche per ricordarvi il campionato, il IUTA, campionato italiano IUTA di Ultra 2016 con Matteo Lucchese, vincitore, e anche in questo caso è stato il vincitore del campionato davanti a Stefano Velatta, che viene da Biella se non erro, e poi Marco Lombardi, l'atleta della Libertas Runners Livorno. Per la parte femminile con Anna Maria Masetti
da Pesaro, Atletica Banca di Pesaro storico, davanti a Rossella Sereni del SD Maratona Mugello. Sarà contento molto il presidente Sargenti. E ancora Aurelia Rocchi della SD Villa De Sanctis di Roma, è stata la terza classificata. E poi via via, anche qui classifiche a vostra disposizione sul sito ufficiale della Pistoia Betone. Fra le statistiche, Guido, anche un Giordano Chiappelli che non ne ha perse una. Sì, e devo, bisogna riconoscere questa persona così speciale, perché riuscire a portare in termine 41 edizioni di seguito delle 41 edizioni effettuate di questa massacrante manifestazione, credo che sia una cosa, non direi unica, direi eccezionale, perché pochi altri al mondo credo che sarebbero in grado di farlo. Un altro aspetto al femminile, c'è la Niceti Michela di Prato, che ne è riuscita dal suo tanto a portarne a capo 28, non di seguito, però anche per una donna riuscire a portare di seguito 28 manifestazioni come la Pistoia Betone, non credo che anche in questo caso sia una cosa. Tra l'altro Giordano Chiappelli ha, come si è sbarazzato della concorrenza con, sì, questa di, ha Daniele preso un Bianchi, primato, perché Daniele Bianchi era anche lui 40 edizioni su 40, però a causa di un infortunio non è potuto partecipare, è vero Guido? E noi ci dispiace moltissimo e speriamo che presto ritorni a risolcare i campi di gara, perché è una persona anche lui, riuscire in 40 anni a farne 40 di edizioni tutte di seguito, anche lui ha dimostrato le stesse doti di Giordano Chiappelli, che porta avanti i colori della Silvano Fedi ormai da tanti anni. Bruno, sei un uomo da ultramaratone? No, la Pistoia Betone in se stessa è un sogno da 20 anni che mi porto dietro. Per questo motivo è 3 anni che sono in organizzazione e dal primo atleta all'ultimo mi danno un'emozione che non c'è. Infatti Lo si leggeva nei tuoi occhi. Infatti io sto sempre nell'ultima salita a incitarli, perché è meraviglioso vederli salire. Quest'anno Lucchesi è stato fantastico, l'ho visto a 200 metri di discesa che cercava sua sorella o non so chi, ma saltellava, sembrava che avesse fatto 10 metri. Guido, un minuto fantastico circa per chiudere, mentre si guardano anche gli atleti, anziché che stanno arrivando, coloro che arrivano un pochino più tardi, però arrivano in fondo e qui stiamo, come dire, scendendo il gruppo. Queste sono immagini un po' particolari che abbiamo preparato per voi. Allora, io mi auguro prima di tutto di non scordarmi di nessuno e di ringraziare tutti quelli che dalle istituzioni alle associazioni, alle proloco, che senza questo miss di persone non si riuscirebbe chiaramente a fare una manifestazione di questa levatura. Considerando che è un evento così grande che è portato avanti solo esclusivamente da volontari, da persone che ritagliano il proprio tempo dalla famiglia e dal lavoro per impegnarsi in questa massacrante manifestazione. E qui è detto tutto, diciamo, perché senza l'impegno e la collaborazione di tutti questi soggetti, sponsor soprattutto, perché grazie a loro ci permettano di mettere in piedi la manifestazione dal punto di vista economico, ma grazie ai volontari e alle proloco, circoli, gruppi sportivi Pistoia, Prato e Firenze, che con la collaborazione speriamo che ne venga sempre, sempre di più, perché se vogliamo far crescere questa manifestazione che è per noi il fiorfiore all'occhiello del movimento podistico pistoiese, non della Silvano Fedi, ma di tutto il movimento e di tutto il nostro territorio, e senza di loro non si riuscirebbe chiaramente a portarla in fondo ai livelli che stiamo portando avanti negli ultimi 40 anni. Grazie Guido, grazie a tutto lo staff della Silvano Fedi. Non finisce qua, perché dovremo andare a vedere intanto le interviste realizzate ai due delegati del CONI di Firenze e Pistoia, o anche presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, e poi la medaglia olimpica Gabriele Magni, e poi una rubrica, e ancora torneremo con le interviste ai secondi della Pistoia Betone. Non andate via, andiamo a sentire le interviste. Siamo in compagnia di Eugenio Giani, quest'oggi appunto in occasione della Pistoia Betone, una bella piazza, un grande pubblico, una bella manifestazione.
Ma è una delle manifestazioni che da un punto di vista sportivo rappresenta un po' l'immagine della Toscana, perché dalla piana, dai poco più di 50 metri sul livello del mare di Pistoia, salire su 41 chilometri fino alla località montana, forse più famosa della Toscana, ovvero l'Abetone, e tutto questo attraverso la fatica, il sudore, ma sono 1800 gli atleti che si cimentano, e quindi una manifestazione, possiamo dirlo, di massa. Nel panorama delle gran fondo a livello nazionale sicuramente è una delle più importanti. In Toscana si contendono un po' questa caratteristica, storicamente il passatore da Firenze a Faenza, che porta da Firenze ai 1000 metri della colla, che può per poi discendere in 100 km su Faenza, ma questa per l'impegno che richiede agli atleti è pari. Devo dire che anche vedendo dalla Lima all'Abetone questa fila indiana di atleti che correndo con grande impegno arrivano su, da un fascino e da un senso di rapporto fra la fatica dello sport e il successo, l'obiettivo, la bellezza dei luoghi, che è straordinaria. Quindi comunque un obiettivo che costa sacrificio, e l'arrivare alla piazza però porta tanta soddisfazione. Ma sicuramente, anche perché questa è una delle piazze più caratteristiche della Toscana. Quindi una manifestazione chiaramente quest'oggi sportiva, però anche un aspetto culturale molto importante. Ringraziamo Gianno Gianni per le sue perle di saggezza e quello che è stato appunto l'origine che ha dato proprio questa Pistoia Betone, che appunto quest'oggi gli atleti hanno varcato per la 41esima volta. Grazie a voi e auguri agli organizzatori che possano, dopo la 41esima edizione, preparare anche al meglio le future edizioni, e ai 1800 atleti che si sono cimentati. Siamo in compagnia di un pistoiese che ha una particolarità, ho visto Federazione Italiana Scherma, come mai? Ma diciamo che dal 1978 è la federazione alla quale appartengo, poi da 3 anni sono delegato provinciale del CONI, e quindi ho abbracciato tutti gli sport, e la mia passione in particolare per l'atletica mi ha portato anche a essere qui presente. Col CONI siamo riusciti a dare un piccolo contributo, dico piccolo perché ce ne vorrebbe sempre di più per manifestazioni belle come questa, dico belle proprio per dire un vocabolo da bambino, bellissima. E vi dico che salire da Pistoia, e sono venuto in moto io, non a corsa, e vedere tutti gli atleti che con fatica arrivano in cima, e vedere in moto quei cartelloni del chilometraggio che sale, è un'emozione già quella. Quindi io faccio un applauso all'organizzazione e a tutti quelli che hanno sudato litri e litri di acqua per la strada. Complimenti a tutti. Quindi un piccolo contributo, hai usato questo termine, del CONI, però una grande manifestazione oggi, veramente una bella piazza qui delle piramidi, ma anche una bella piazza di partenza a Pistoia, tanti atleti veramente al via. Sì, 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 con i piccoli contributi si fa un totale grande, e lo spettacolo è stato bellissimo, la stagione ha aiutato quantomeno per non avere la pioggia, forse un po' di caldo qualcuno l'ha sofferto, ma sono tutti ragazzi e ragazze ben allenati. E ringraziamo per le sue parole, appunto, per essere qui presente e per aver dimostrato un affetto che da buon pistoiese non poteva che mancare verso la Pistoia Betone. Grazie, grazie a voi, bocca al lupo a tutti. Grazie anche a Tiziano De Cristoforo per aver realizzato le interviste alla Betone. Intanto mi dicevano gli amici qui della Pistoia Betone che prossimamente sarà, in attesa dell'autorizzazione ufficiale, una curva fra Ponte Calcaiola e Le Piastre, quindi alle pendici, proprio quando si comincia a salire la Pistoia Betone, sarà dedicata a una targa grande, 3 metri per 1, con 3,5 metri per 1, fatta dall'artista Paolo Cassai, colui che ha disegnato anche le medaglie della Pistoia Betone, quindi sarà poi pubblicizzata anche l'inaugurazione appena ci saranno i permessi. Quindi una curva dedicata alla Pistoia Betone sul tracciato, questo è molto importante. Avevamo detto invece la scorsa settimana, insieme ad Alessandra Cozzi, che avremmo aperto una nuova rubrica dedicata alle donne. Cominciamo proprio questa sera, e poi dopo andremo anche a vedere le interviste a secondi della Pistoia Betone, con il quale ci congederemo. Abbiamo intervistato un personaggio, Beth, un personaggio che è incontrata sugli scalini di Piazza del Duomo di Firenze. Lei fa la guida turistica per australiani e americani, e proprio mentre lavorava è stata intervistata dalla nostra Alessandra Cozzi. Andiamo con le immagini.
Oggi vi parlo di Beth, una piccola grande donna che corre. Beth è originaria dell'Inghilterra, è nata a Rugby, vicino a Birmingham. E a 31 anni la corsa è stata per lei una svolta importante nella sua vita, infatti decide di volersi bene, di perdere peso, il peso in eccesso e di avere uno stile di vita molto più sano. La corsa così diventa per Beth una compagna di vita quotidiana alla quale si appassiona e dalla quale non può fare a meno. Siamo qui con Beth, una piccola grande donna che corre. Ha il tuo nome per esteso, eh? Bethany Thompson. Tu sei in Italia dall'agosto 2015, ma sei già stata in Italia 4 anni fa circa, più o meno. Sì, 2011 sono arrivata a Bologna per insegnare in inglese e anche per fare il teatro. Hai conosciuto un italiano, giusto? Sì, di ovviamente. Fiorentino, giusto? Sì. Che è diventato tuo marito, vero? Esatto, sì. Tu hai una grande passione che ci accomuna e ti accomuna tantissime altre donne, che è la corsa, giusto? Giusto, sì, sì. E quando tu sei arrivata qua, il tuo marito ti ha cercato l'allenatore, giusto? Sì, era solo 1 o 2 giorni che siamo a Reggio Emilia e lui ha chiamato un club, una società a Reggio Emilia che è Atletica Reggio e ha parlato con il mio allenatore. Che è diventato il tuo allenatore, il tuo futuro allenatore. Con lui hai fatto dei grandissimi progressi, giusto? Sì, giusto. Mi ha scritto un programma tutte le settimane perché ho detto voglio fare la maratona a Reggio a dicembre. Questo è agosto. No? Il mio personale era 3 ore e 26. Volevo fare 10 minuti. Togliere 10 minuti dal tuo personale, giustamente, sì. Perché insomma, insomma. E lui ha detto ok. Ok, va bene, facciamo. Poi 2 giorni prima della maratona mi ha detto, Beth, domenica fai sotto 3 ore. Sotto 32 minuti praticamente, sì. Sì, ho seguito tutto che ha detto lui e ha fatto 2 ore e 58, era contentissima. Ha corso fino a una settimana fa più o meno, 10 giorni fa. Perché c'è una bella notizia da dare, infatti. Sì, sono incinta. Una settimana fa ho smesso di correre e ho cominciato invece con power walking. Hai fatto quest'anno la mezza maratona dei campionati italiani a Fucecchio, sì. Che eri già mamma, che hai scoperto di essere già, insomma, di essere incinta. Il mio dottore mi ha detto da continuare a correre, ma senza forza, senza troppa velocità. Troppo veloce. Da donna incinta di 3 mesi, l'hai fatta con un tempo, devo dire, molto buono. Ok, è 1:33. Il posto più bello dove tu hai mai corso qui in Toscana, qui? In Toscana? Per me è Fiesole. Quando sono qui, faccio sempre queste colline a Fiesole e per me è un posto bellissimo. Cosa ti ha trasmesso la corsa? Voglio dire, qualcosa ho visto sulla maglietta di una donna che corre. E non è importante quanto lenta sei, sarai sempre più veloce che quelle che sono seduti sul divano. Bellissimo, è vero, questo è vero. Ha fatto tanto piacere conoscerti e il fatto che tu abbia trasmesso questa tua esperienza, questo tuo modo di vivere e come tu corri la tua corsa, abbia voluto condividerla a tutte le altre donne. Mandi un saluto a tutti nella tua lingua, a tuo modo. Lovely, yeah, thank you. Thank you very much. Keep running, do it for yourself and good luck. E ringraziamo Alessandra e Bette per questa prima edizione della rubrica Corri Donna. Vi abbiamo presentato la scorsa settimana. Chi vuole essere intervistata, chi vuol parlare di sé, chi vuol dare qualche informazione, se siete donne naturalmente potete essere intervistate anche voi scrivendo alla nostra redazione. Vi lascio invece all'intervista ai secondi, l'intervista ai secondi realizzata sempre insieme a Claudio e Tiziano che ci raccontano un po'
coloro che sono arrivati alla pista Betoni stanchi ma felici. Buonanotte a tutti voi. Allora, Alessandro Zolini, gruppo sportivo Antraccoli. È la seconda volta che ripeto questa esperienza, quindi significa che l'anno scorso ho faticato ma mi sono anche divertito. Quest'anno ho rifatto lo stesso tempo identico e mi sono ridivertito nonostante crampi, e penso che tornerò anche la terza volta perché è una gara appassionante e coinvolgente. Mi chiamo Mercatale Alessandro, vengo da Faenza e ho corso per la Leopodistica. È una bella gara, molto faticosa, soprattutto gli ultimi 18 km, però il resto, il contesto è eccezionale. Complimenti. Allora, Cristina Parravicini dei Road Runners di Milano. È stata fantastica, faticosissima, però sono contenta. Migliorato di quasi mezz'ora rispetto all'anno scorso, quindi ottimo. Sì, sono Gianluca Simonetti, SRI Marciatori Antraccoli. È andata benissimo, ho abbassato 17 minuti, quindi 5.50, 5.40 quest'anno, corsa stupenda, organizzata alla grande, c'era un mare di ristori, il doppio credo rispetto all'anno scorso, è da lacrime, ci rimane troppo il cuore, grazie. Podistica Copertino Lecce, Salvatore Taurino, la prima volta che la faccio, è bellissima, è unica, io insieme a lui ce l'ho fatta, grazie di tutto. Ciao, io sono Francesca Andreotti, società Silvano Fedi, e niente, è sempre bello arrivare, ci ho messo anche quasi 8 minuti meno dello scorso anno e sono proprio contenta. Seconda Lady, soddisfatta, poi sono stata bene, l'importante è quello. Temevo il caldo, ma l'ho avuto più che altro fino a Capostrada e forse fino alle Piastre. Dopo anche lungo il Reno era ventilato, secondo me siamo stati anche bene. Bello, via, quindi tutto positivo per me. Organizzazione, non ne parliamo, tifo, nei paesi, per le strade, positivo senz'altro. Io sono Leandro Girotto, corro di Treviso, è la prima volta che faccio Pistoia Betone, ho fatto 100 km 3 volte, questa è eccezionale, non perdona, però sono soddisfatto perché l'ho gestita splendidamente, sto bene, ne ho ancora e il prossimo anno la rifarò. Siete bravi, ristori eccezionali, percorso eccezionale, organizzazione nulla da dire, in Toscana siete i migliori, Emilia e Toscana non c'è niente da dire, hai bisogno di un qualcosa, tac, te lo danno subito, complimenti. Siamo di lì a Vincenzo, sono segnato questa gara qui all'Atletica Sestini, però in genere io corro in montagna, però questa gara qui la va fatta tutti gli anni, perché è una gara che dà tante emozioni. Sono Cambicatti, corro per il CAI e la mia Pistoia Betone la dedico alle mie bambine che mi aspettavano ad arrivo. È stata per me durissima, però ce l'ho fatta, l'importante è questo, perché non si molla mai, gli si insegna questo allora. Sono Eleonora Duregoni dell'Atletica San Marco e questa era la mia prima ultramaratona su strada. Sono felicissima di averla finita, meglio delle aspettative, cioè non è che ne avessi tante, però sono felicissima, è molto bella, veramente, complimenti, grazie. Ciao, mi chiamo Poppa Alina, vengo da San Marino, è stata la mia prima gara, la mia prima Pistoia a Betone, diciamo che è bellissima, veramente bella, molto difficile, molto tosta. Però sono arrivata, sono contenta che di essere arrivata. Il tempo non è del migliore, però va bene così. Scusami. Forse ci vediamo anche l'anno prossimo. Mi è piaciuta molto, veramente. Giornata stupenda, tantissima gente, organizzazione ottima, tra le migliori che ho visto fino adesso. Sono contenta di esserci e di esserci arrivata. Grazie mille. Sì, allora io sono Francesca Brachi della Podistica Prato Nord. Sono felicissima perché questa è la mia 10ª Pistoia Betone e sono ancora più felice perché ho tagliato il traguardo con la mia grande amica, nonché socia di grandi allenamenti e di grande fatica. E quindi questo è veramente il più bel traguardo di tutti. E mi ha anche aspettato lei per poter arrivare insieme, quindi grande. No. Io sono Turchi Rossana, Polisportiva Sant'Andrea, amici di Mario, anch'io contenta alla mia 10ª Pistoia Betone, finita con la mia socia Francesca Brahi, l'adoro!